Ehi là, salve. Volevo dirvi questo. È un po' di tempo che io sto seguendo su Facebook una pagina dedicata a Tiziano Terzani, autore che adoro, che amo, che ho amato e che mi piace moltissimo. Allora, questa pagina è molto bella, ogni tanto tira fuori qualche brano, qualche idea di Terzani. E non è di quelle pagine invadenti, no? E mi ha fatto venire voglia di rileggere un libro, non di Tiziano Terzani, che peraltro conosco bene, eccoli qua, ho letto, credo, tutti i suoi libri. Ma questa qua è una biografia di Terzani, Alen Loretti, Tiziano Terzani, La vita come avventura. È molto interessante questa biografia, perché è dell'Oscar Mondadori, costa anche poco. In origine era la cronologia che Loretti ha scritto nei meridiani, perché sono uscito due meridiani della Mondadori con tutte le opere di Terzani. E questa cronologia è stata allargata, è stata ingrandita, è attualmente di 280-290 pagine, con alcune foto dentro. E l'ho riletto ed è un bel libro. Perché un bel libro? Perché ti metti in ordine un pochettino, fa la storia della vita di Terzani. Allora, vorrei dire subito che io non consiglio questo libro a chi non ha mai letto nulla di Terzani, perché ha i pro e contro di una biografia analitica, racconta tutto quello che ha fatto Terzani, da quando è nato fino alla morte. Ma racconta tutto, nel senso, cosa fa in gennaio, anno dopo anno, in gennaio è andato di qua, a febbraio ha scritto questi articoli, a marzo ha fatto quest'altra cosa, a Natale l'ha passato con la famiglia in India, di qua o di là. E quindi potrebbe sembrare a chi non conosce Terzani, potrebbe essere noioso, mentre per chi ha letto almeno qualche libro di Terzani, per chi lo conosce un po', questo libro è estremamente bello, interessante, perché, come dire, ti mette in ordine l'evoluzione e le caratteristiche di Terzani. Allora, Tiziano Terzani è da molti è conosciuto perché gli ultimi anni della sua vita ha fatto una polemica abbastanza forte con Oriana Fallaci nei confronti della guerra in Afghanistan, dell'invasione dell'Afghanistan. Ed è diventato famoso per molti per in particolare questo libro, Lettere contro la guerra, che lui ha scritto durante il periodo nel quale appunto gli americani hanno invaso l'Afghanistan. È diventato un po' un simbolo del pacifismo Terzani. Quindi molti lo conoscono soltanto, moltissimi, per questa sua, come dire, ultima fase della sua vita. Se guardiamo la fotografia che è stata messa nel libro, davanti e anche dietro, come vedete è un'immagine di Terzani, così come un guru, come un profeta, come un vecchio saggio, che è un aspetto presente in Terzani, ci mancherebbe altro, molto presente, ma nell'ultima parte della sua vita, non di tutta la sua vita. E un altro libro, così ne approfitto perché se qualcuno vuole iniziare do qualche consiglio, di Terzani, eccolo qua, prima di questo, che l'ha reso anche questo molto famoso, questo qua, Un altro giro di giostra, dove lui racconta, quando ha saputo di essere ammalato di cancro, racconta la sua vita a partire da quel momento lì, quello che è il suo rapporto con la cura, con la mortalità, con il cancro, eccetera, da una visione molto, molto nuova, molto bella, molto, molto interessante. Un altro giro di giostra, perché non gli è stato concesso un altro giro di giostra dopo la prima diagnosi. E terzo libro di Terzani, molto importante, il primo libro che ho letto di Terzani è questo qua, Un indovino mi disse. Ecco, questo è forse stato il libro che ha dato successo abbastanza grosso a Terzani. Nel 1993 Terzani ha viaggiato soltanto via terra o via mare, non ha preso neanche un aereo, non ha mai volato, perché un indovino
e ha detto che avrebbe potuto avere un incidente e morire in un incidente aereo proprio nel 93. Naturalmente è una scusa per riscoprire un modo di viaggiare. Tarzani, che era uno che ha viaggiato per l'Asia, per tutto il mondo, penso che probabilmente prendeva decine di aerei ogni anno, e in quell'anno lì ha cambiato un pochettino. Ma Terzani non è solo questo guru, questo profeta del pacifismo, eccetera, è uno che ha, come giornalista, ha fatto veramente la storia del giornalismo in Asia. Lui era presente a Saigon quando i Viet Cong sono entrati e hanno vinto la guerra. Ha coperto, quindi ha seguito le vicende della Cambogia, oltre che del Vietnam. È stato in Cina per alcuni anni, è stato espulso poi dalla Cina, questo è stato un momento molto, molto brutto per la sua vita. È stato in Giappone, ha vissuto molti anni in Giappone. Lui ha cominciato andando, a un certo punto è partito, è andato a vivere a Singapore cercando delle collaborazioni giornalistiche. Il giornale per il quale ha scritto di più è stato lo Spiegel, Der Spiegel tedesco. E forse in Italia non è stato riconosciuto abbastanza la sua grandezza. Ecco, lui quindi ha fatto il giornalista per un bel po' di tempo, poi si è ritirato dal mestiere, però ha continuato a scrivere libri, e molti dei libri sono appunto dedicati alla prima parte della sua vita. Per esempio, Pelle di Leopardo parla del Vietnam, In Asia parla appunto dell'Asia, La porta proibita parla della Cina. Quindi lui ha proprio Buonanotte signor Lenin, con un lungo viaggio che lui ha fatto nell'Unione Sovietica, eccetera eccetera. Quindi la sua è stata una vita estremamente complessa. E questo libro, perché è bello questo libro di Alan Loretti? Perché ci racconta l'intera parabola di una persona, di un giornalista, di un intellettuale, che appunto, partendo da Firenze, lui spesso dice: sono un fiorentino che ha girato un po' il mondo, e mantenendo questo spirito, questo critico, no? Questo voler andare a vedere, questo mai affidarsi completamente, ha saputo raccontare per 30 anni e più l'Asia e tutto quello che è successo. Ecco, questo è il motivo per cui questo libro io lo consiglio a chi ha già qualche conoscenza di Terzani, e questo libro gli dà un po' una visione complessiva. Se non avete mai letto nulla di Terzani, beh, non cominciate con questo libro, cominciate con i libri di Terzani. E posso permettermi di consigliarvi, il mio percorso è stato, ripeto ancora, questo qua, Un indovino mi disse. E poi, insomma, tutti gli altri. Ecco, in questo modo uno si fa un'idea di quello che ha voluto dire questo importante intellettuale italiano. Buona lettura.